a tutti, bentornati. Oggi video haul di abbigliamento. Penso di non aver mai girato sul mio canale video haul d'abbigliamento o solo d'abbigliamento, mai. Però, visto che ultimamente ho fatto un po' di acquisti, ho preso un po' di cose nuove di questa stagione che potete anche reperire voi sia nei negozi fisici che online. Sono tutte cose autunnali che comunque di questa stagione. Mi sono detta, vabbè, faccio il video perché insomma era carino. Spesso me l'avete anche chiesto, poi alcune ragazze mi hanno chiesto una camicia che indossavo in un video tempo fa, e quindi ho detto vabbè, faccio il video così ve li mostro. Alcune di queste cose le ho già indossate, altre hanno ancora il cartellino perché aspettavo di fare questo video, altre invece le ho indossate, però insomma per quanto riguarda i prezzi non le ricordo tutti, cercherò di mettere tutti gli articoli con il link corrispondente al sito online, vedo un po' di trovare di fare così, così almeno capite anche i prezzi e tutto quanto. Allora, sono tre buste, quindi H&M. Poi ho Zara e Bershka. Partiamo da Zara, che è la più piccola. Allora, per quanto riguarda Zara, ho preso diverso tempo fa, quando sono andata a Roma, che non ricordo, penso fosse, non ricordo se ottobre o settembre. Mi sta venendo un vuoto di memoria. Comunque, ho preso questa camicia. Infatti, questa è la cosa che ho indossato, una delle cose che ho indossato già. Però, visto che tutto è partito da questa camicia, perché l'ho indossata in un video in privato, una ragazza mi ha chiesto di che marca fosse, da dove l'avessi comprata. E quindi ho deciso appunto di fare questo video. Questa camicia qui l'ho presa da Zara, come dicevo, ed è una camicia a righe bianca e nera, azzurra e bianca. Io indebole per le camicie rigate. Se sono maschili, anche meglio. Però mi è piaciuta molto. Perché è particolare, nel senso che sotto ha tipo questa, si allarga un po', è un po' a campana sotto, con questa trama molto particolare e con questi pompon molto molto belli. Mi è piaciuta subito, infatti appena l'ho vista ho detto sì, la prendo. Il ricamo mi piace un sacco. La taglia che ho preso io è una X, no, è una S. Io di solito prendo XS, però mi andava bene anche la S, quindi va bene, veste abbastanza bene. Vi farò vedere anche, penso, spero, come sono indossati, perché così forse non si capisce molto bene, però insomma è così, è in cotone, non è pesante. Questa vista mi sta un po' addosso, scusate. Dicevo, non è pesante, cioè non è una camicia invernale, è in cotone leggero come ogni camicia. Vabbè, io le indosso anche l'inverno, però ovviamente più primaverile, autunnale. Poi, altra cosa che ho acquistato che mi piace da morire, anche di questa ho avuto, anche questa l'ho indossata già, infatti per chi mi segue su Instagram l'ho indossata e in una foto si vede, è questo vestito a camicione. Ed è stupendo, è bellissimo questo abito. Ed è stile camicia, tipo camicia da notte, come si usa adesso, tipo pigiama, diciamo, non più che camicia, sì, diciamo camicia da pigiama. Non so se sia in seta o altro, non mi dice nulla. È simil seta, beh, chiaramente non penso sia seta. Comunque, con questa trama floreale molto 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 bella. Io ho un debole per le camicie, poi floreali. È bellissima, è stupenda. La trama poi impazzisco e quindi è molto 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 bella. Sono stra contenta di questo acquisto. Questa penso di averla pagata, se non ricordo male, sulle 40, 39,95, il solito prezzo di Zara classico, che poi non capisco, 40 euro ha più senso, 39,95, 29,95, vabbè, comunque 19,95, il solito gioco psicologico. Ed è bellissima. La taglia che ho preso è questa qui, è un XS, mi va benissimo, è la mia taglia, è perfetta per me. Se avessi preso la S sarebbe andata anche più grande, più larga, però stupenda. Poi, andiamo a Bershka. Per quanto riguarda Bershka, ho preso due cose. Ho visto un sacco di cose belle da Bershka ultimamente, molto molto belle. Io sono andata di passaggio, io non uso molto, non sono consueta ad acquistare da Bershka. Però trovo che sia un livello medio, nel senso è un livello più basso rispetto a Zara. Ora Zara è un livello un po' più alto, è un livello tra simile a H&M più o meno, alcune cose anche fatte meglio, però ci sono un sacco di cose belle. Ho visto delle scarpe, due paia di scarpe bellissime, uno stivaletto completamente glitterato, molto molto bello, sempre un altro stivaletto in vellutino rosa, bellissimo, che acquisterò. Comunque ho preso questo maglioncino,
questo maglioncino in peluscioso con il colletto e le maniche erano molto belle perché sono più larghe, poi si restringono, corta, diciamo non lunga, abbastanza corta, quindi questa va bene con una pantalone a vita alta, una gonna a vita alta, e è molto bella, è bellissima. E poi questa qui l'ho indossata, il prezzo penso di ricordarlo, se non sbaglio, non voglio dire cagate, non mi ricordo se è 17 o 20, boh, non mi ricordo, mi metterò giuro, vi metto il link. La taglia che ho preso è una XS, va benissimo per me. C'era anche di altri colori, c'era grigia e bianca, però questa qui mi piaceva di più, la vedevo più mia, e quindi ho preso questa. Poi ho preso questa gonna qui, in realtà io sono andata alla Bershka per acquistare questa gonna prevalentemente, perché poi ho preso anche altre cose, vabbè. Ho preso questa gonna in jeans, che tra l'altro ho indossato con il cartellino, e quindi vi posso dire il prezzo, e costa 27,99-28. Ed è questa gonna in jeans con queste frange tipo glitterate, sì, molto bella. Io ho preso una taglia, avevo chiesto una 32, ecco perché mi va un po' più larga, vabbè, comunque lasciamo perdere, vabbè, una parentesi, io questa qua è una 34, io avevo chiesto una 32, che sarebbe una 36, perché mi andava un po' più larghina questa, e infatti quando l'ho indossata non ho visto, poi non ho rivisto la taglia, ed effettivamente mi sono detta forse mi va un po' più larga rispetto a quando l'ho provata in negozio, la 32 mi andava bene, quindi per errore mi ha dato di nuovo la 34, vabbè, però insomma è bella, va bene, non mi va larga, però la 32 era la mia taglia. È bellissima, è in jeans, nera, minigonna. Mi piaceva molto l'effetto di queste frange così, molto carine. Poi, altra cosa da Bershka è questo pantalone rigato bianco e nero, questo è il contrario, ed è un pantalone a palazzo completamente largo, bianco e nero. Io utilizzo molto questo tipo di pantalone largo a palazzo, ne ho neri diversi, due o tre. Volevo una fantasia un po' più, una trama diversa, non il solito nero, perché sembrerebbe sempre lo stesso pantalone. Ho voluto prendere questo qui da carcerata. Questo qui l'ho pagato 18, quindi 17,99. Ho preso una S, c'è anche l'XS, però non c'era di questa fantasia, ho preso la S. Preso l'XS volendo, ma mi va comunque bene anche in vita, non è assolutamente largo, lo trovo molto molto bello, anche il tessuto mi piace molto, non è proprio pesantissimo, però vabbè, questi pantaloni sono così, e mi piaceva un sacco, e poi veste molto 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 bene, molto bello. Poi infine passiamo a H&M, sono diventata, si vede solo la busta bianca, passiamo a H&M. Allora, ho preso due cose adesso. La busta è grande solo perché una delle due cose è voluminosa. Allora, ho preso questa maglia, tipo body, ma non è un body, è una maglia, una camicetta nera, con questo scollo vertiginoso, sempre simil seta. Questa qui l'ho pagata 19, quindi 20. C'era così, e poi ho scoperto che c'è anche color sabbia, anche molto molto bello. Forse avrei preso quello se l'avessi vista prima, visto che di questa tipologia nera ne ho tante, tanti body di questo genere. Questo non è un body, ma è una camicia. Mi è piaciuta molto perché sia il tessuto mi piace molto, simil seta, però la particolarità è del polsino con i bottoni, spero si veda, non so se si vede, mi piaceva molto, è abbastanza scollata, chiaramente io la indosso senza nulla sotto, però insomma è bella, molto bella, mi piace, e ha anche i bottoni, come vedete, se si vedono qui al lato, vista così, se si vede, è difficilissimo comunque mostrare gli abiti così, ecco, forse si vede, sì, questi bottoni laterali anche ai polsini, è molto bella, sembra, non sembra di H&M, ecco, sembra molto più, anche come tessuto, sembra fatta molto molto bene. E poi, infine, ho preso un cappuccino, questo qui nero, che tra l'altro io c'ero passata qualche giorno prima, ma non c'era in realtà, poi quando sono ritornata così per curiosità, perché faccio sempre un giro quando mi trovo, l'ho visto ed è proprio come lo volevo io, è un cappuccino, mi è caduta la gruccia. Comunque è un cappotto nero, questo qui è in lana, è un po' più pesantino rispetto agli altri cappotti tipo di panno, è proprio lana, è lana. I bottoni sono a clip, si vedono,
lungo, abbastanza lungo, diciamo, di quelli che si usano adesso, un po' uovo, e molto molto bello, sembra molto pesante, per questo l'ho preso. Questo però penso, sì, ricordo quanto l'ho pagato da 99 che costava, perché si vedeva sotto il prezzo, l'ho pagato 80, ed è molto bello, non l'ho ancora indossato, però mia madre avrà tolto il cartellino per metterlo nell'armadio, e mi piace molto, era proprio come lo volevo, e quindi te l'ho preso. Allora, questo qui è tutto. Ditemi se vi piace questa tipologia di video. Io di solito non li faccio questi video perché mi capita di acquistare abbigliamento, ma di indossare gli abiti, quindi mi sono sempre detta, ma che senso ha, se io li ho già indossati mi dimentico anche. Invece questa volta mi sono impegnata, ho detto cavolo, devo fare il video, anche perché spesso me l'avete anche chiesto. E quindi se vi piace questa tipologia di video, se siete curiosi di vedere i miei acquisti folli, io magari ogni mese tutto quello che acquisto durante il mese o comunque durante il periodo, io so che comunque durante il mese un po' di acquistini li faccio, e quindi se vi piace questa tipologia di video ditemelo, che io mi impegno e cerco di farvi un video più spesso, insomma, una volta al mese, ogni 2 mesi, quando ho un po' di cose accumulate nuove da mostrarvi. Fatemi sapere voi. E nulla, questo qui era tutto, io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!